Ciao a tutti, come state? Oggi vi vorrei portare un video che ho visto spopolare qualche anno fa sui libri e poi non ho più visto recentemente, ma è un argomento che mi interessa sui libri. Comunque è le 5 cose che non sopporti sui libri. Siccome comunque sapete, io sono una lettrice. Non dico accanita perché comunque poi il tempo è quello che è, però vado molto a periodi, ci sono periodi che leggo tantissimo, dei periodi che ho il blocco non leggo niente, dei periodi che magari intanto leggo qualche pagina, però comunque sono una lettrice. Mi piace molto il mondo dei libri, mi piace tantissimo andare in libreria, non seguo tantissimo le nuove uscite se non raramente. Però, o magari proprio di qualche scrittore che seguo che mi appassiona di più, però comunque quando vado nei mercatini dell'usato cerco sempre la parte dei libri, è un mondo che mi affascina molto, il mondo dei libri, però ci sono anche delle cose che non mi piacciono e le mie 5 cose che non mi piacciono ve le dico in questo video. Partiamo con la prima. Allora, una cosa che non amo nei libri è la lunghezza. Io non amo i libri particolarmente lunghi, perché comunque secondo me quando diventano tanto lunghi vuol dire che o ci sono tantissimi personaggi, quindi poi c'è la trama che si incasina un po', o comunque vuol dire che lo scrittore si dilunga molto nelle descrizioni dei paesaggi. Non amo i libri particolarmente lunghi. Il mio lungo giusto sono sulle 300 pagine. Arrivo a leggere anche dei libri molto più lunghi. Ad esempio, mi piace tantissimo Joël Dicker, e quindi, comunque, i suoi libri, nonostante non siano meno di 600 pagine, comunque li compro perché lui mi piace tantissimo e quindi li leggo. Però tra le cose che guardo nei libri è anche quella, quindi io comunque scelgo dei libri che non superino le 400 pagine, ecco, diciamo che di media è così. Poi una cosa che non sopporto nei libri è il costo, i libri costano tantissimo, infatti mi sono avvicinata molto di più ai mercatini dell'usato, soprattutto per i libri. Mi sono avvicinata allo scambio, ci sono molti gruppi su Facebook che fanno lo scambio dei libri, la vendita appunto privata dei libri, comunque quando vendi un libro lo vendi comunque già, non dico a metà prezzo, però sicuramente mai al prezzo di copertina. Poi ovviamente io compro libri nuovi perché magari lo voglio subito, perché magari mi interessa particolarmente, vedi ad esempio al momento che sto registrando. Mi è appena arrivato Heartstopper, ho visto la serie TV, mi è piaciuta tantissimo, l'ho ordinato subito su Amazon, l'ho pagato 17 euro però, cioè vedete che per un fumetto per 17 euro sono davvero tanti, però mi è appena arrivato, non vedevo l'ora di leggerlo, sono andata in libreria, nella mia libreria dentro il centro commerciale in cui lavoro. Non era presente perché era in ristampa, l'ho ordinato su Amazon. Però, come vedete, per dire, adesso ho anche questo che l'ho lettura che lo sto finendo. Questo prezzo di copertina 19,50 euro, l'ho comprato all'usato a 9,55 euro. Tanto per essere dell'usato, però meno della metà. E comunque nuovo. Nuovo dentro una sottolineatura tenuto benissimo. Quindi comunque si possono trovare anche dei libri. Se non si ha fretta di comprare dei libri, come ad esempio non vedevo l'ora di avere lui tra le mie mani, comunque se vai al mercato dell'usato, bene o male, a giro trovi comunque dei libri molto interessanti che hai anche tranquillamente in wishlist. E vi dico che si possono trovare anche dei libri nuovi tranquillamente, io li ho trovati. Ho trovato dei libri tenuti benissimo e anche magari delle nuove uscite, neanche letti. O magari appena sfogliati e poi rivenduti, e quindi il costo dei libri comunque che ha raggiunto delle cifre esorbitanti. Va bene che è aumentato tutto, però sono aumentati tanti anche i libri perché di media, faccio una media, i libri comunque costano intorno
ai 15 euro, 13 più o meno. Poi trovi le edizioni economiche che magari costano 7, 8, però comunque dei libri nuovi costano più o meno sui 15 euro. Sono tanti soldi. Ok, c'è un gran lavoro dietro, però comunque se uno è un gran lettore che magari legge 5-10 libri al mese e li compra tutti nuovi, capite bene che comunque una media di 100-150 euro al mese solo di libri diventa abbastanza importante. Poi, ok, che siamo tutti lettori e io so che io sono una lettrice come tutti i lettori, compro più di quello che leggo, quindi comunque il libro non mancherà mai un libro che ancora è da leggere. Però, ecco, vabbè, finisco qua, il discorso sui costi. Poi, un'altra cosa che non sopporto nei libri è l'impaginazione molto molto fitta e con delle scritture con dei caratteri minuscoli. Ma ci sono dei libri che magari sono bellissimi, ma si fa una fatica boia a leggerli perché hanno questa impaginazione fittissima, senza margini, con dei caratteri piccolissimi, diventa difficile da leggere. Io quando scelgo un libro, se non è un libro che ho in wishlist e quindi non vedo l'ora di leggere in particolar modo, e magari vado in libreria a farmi un giro e quel giorno decido che voglio comprarmi un libro, io guardo anche questo. Io guardo anche questo, se l'impaginazione è molto fitta lo lascio lì. Infatti l'impaginazione di questo libro di The Chain, mi piace da morire. Per me l'impaginazione perfetta è questa. Cioè, è il top con dei punti a capo, comunque la scrittura è abbastanza grande, ci sono dei dialoghi. Questa è l'impaginazione, è il libro con l'impaginazione perfetta, comunque molto scorrevole anche nella lettura. Ecco, io è una cosa che guardo. Poi, allora, una cosa che non mi piace nei libri sono i finali aperti. Ok, io sono una lettrice che ama leggere gli autoconclusivi. Non amo particolarmente le saghe o volume 1, volume 2, volume 3. Ovviamente ho letto delle saghe come Paper Princess che ho letto quest'anno. Mi è piaciuta, però comunque il primo libro aveva il finale aperto. Se quella saga non fosse già conclusa, quindi non potevo comprare il primo e il secondo, non so se avrei comprato il primo, sinceramente. È una cosa che proprio non sopporto. I finali aperti proprio non li sopporto, ma come non li sopporto nei film. È una cosa che non mi piace. Non mi piace. Cioè, io voglio sapere come va a finire. Se leggo un libro tutto intero, un libro da 100, 200, 300 pagine e c'è una storia, io voglio che la storia abbia una fine, punto. Poi, l'ultima cosa di cui voglio parlare, ovviamente collegata ai libri, però questo un po' riguarda un po' di più le persone piuttosto che proprio il libro di per sé, è il fatto che molte volte purtroppo ci sia la divisione dei lettori in lettori di serie A e lettori di serie B in base a quello che si legge. Ecco, questa è una cosa che io non sopporto. Scusate, ma c'è un signore che passa con la carriola qua fuori, ho la finestra spalancata. Una cosa che non sopporto proprio, una cosa che non è giusto che chi legga, che ne so, classici, saggistica, sia un lettore di serie A e chi legge romanzi rosa, romanzi per ragazzi. Che ne so, letture di genere, thriller, fantasy, se ho un lettore di serie B. A me questa cosa proprio mi sta qua, non la posso sopportare. L'importante è leggere. L'importante è leggere. Poi, se uno ha la passione per i thriller, vedi me, e mi piacciono tantissimo. I thriller li ho scoperti da ragazza, circa avevo 20 anni, 22 anni. Cioè, prima io sono sempre stata una lettrice. Prima leggevo molti romanzi. Romanzi rosa, leggevo storie vere, leggevo storie per ragazzi, tuttora le leggo, e thriller li ho scoperti un pochettino più tardi con Wolf Thorne, il mio autore preferito per eccellenza, cioè è il mio autore preferito perché mi ha fatto scoprire questo genere. Quindi io adoro i thriller, però adoro i romanzi per ragazzi.
adoro i romanzi rosa. Non mi piacciono gli storici, per dire, ma non è detto che perché non piacciono a me, allora tu che leggi storici sei un lettore di serie A o di serie B o di serie C. Cioè, l'importante è leggere, l'importante è mandare avanti questa passione, acculturarsi in qualche maniera. Purtroppo invece io tante volte, non detta, ma si sente questa, questa diversità, questo mettere nel cassetto tu che leggi classici, sei un lettore di serie A e io che leggo thriller, sei un lettore di serie B. No, non mi piace, è una cosa che non mi piace e purtroppo lo senti dai lettori stessi, perché è così. Tra l'altro ne parlava anche Selvaggia in un ultimo video che ha fatto, un video tag sulle ultime letture più o meno. Anche lei diceva: non esistono lettori di serie A, lettori di serie B, l'importante è leggere. Eppure purtroppo, visto che non sono l'unica a parlarne, vuol dire che comunque purtroppo la gente fa queste diversificazioni. E niente, questo è quello che vi volevo dire io sulle cose che non sopporto sui libri. Queste sono le prime che mi sono venute in mente. E sinceramente ad oggi ti dirò, sono anche le uniche che mi sono venute in mente. Però magari vedremo più avanti se mi viene voglia di dirvi e di raccontarvi qualcos'altro. E fatemi sapere voi nei commenti cos'è che non sopportate nei libri, visto che parliamo sempre della parte bella dei libri, quindi il libro che ci è piaciuto, il libro che non ci è piaciuto, il libro che abbiamo comprato, bla bla bla. Parliamo anche del quando si compra un libro, cos'è che non guardiamo per comprarlo, cioè nel senso, cos'è che guardiamo per non comprarlo, cioè così per curiosità, perché dopo comunque siamo lettori, quindi più libri abbiamo, meglio è. Vi mando un bacio. Vi aspetto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!